30 giugno 1953. Muore Oscar Sinigaglia, ingegnere e industriale. Nato a Roma nel 1877, per tutta la vita considerò l'acciaio come la questione più importante dell'industria italiana. Fu il primo a comprendere gli effetti benefici che una siderurgia di grandi quantità e di buona qualità avrebbe esercitato sui molti settori industriali, in particolare la meccanica. Era un liberista temperato. Nella sua visione il mercato va posto al servizio dell'economia nazionale. Dopo il 1930 iniziò la riorganizzazione dell'industria siderurgica italiana e fu presidente dell'ILVA finché le leggi razziali lo espulsero di colpo dal suo mondo. Molto stimato da Alcide De Gasperi, nel 1945 viene nominato presidente della Finsider e può finalmente dedicarsi all'attuazione del suo piano, convincere le autorità americane a concedere i fondi dell'European Recovery Program necessari per il nuovo piano, gli stabilimenti di Cornigliano, Bagnoli e Piombino. In 10 anni la produzione italiana d'acciaio riesce a salire dal 9° al 6° posto a livello mondiale, passando dai 2,4 milioni di tonnellate del 1950 ai 9 milioni di tonnellate del 1961. Uomo d'azione, ma anche filantropo, creò e diresse l'opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Un infarto fulminante il 30 giugno 1953 lo coglie a 76 anni, ancora nel pieno delle attività.